la versione di Oscar. Ed eccoci tornati in questo pomeriggio, cari ascoltatori, del 25 aprile. E la mia idea è stata, dedichiamolo a qualcosa che ci faccia capire meglio e apprezzare quali sono i prezzi che si pagano per la libertà. Siamo al 25 aprile e quindi, traendo spunto da un libro che veramente a me ha colpito molto, mi è molto piaciuto, che si intitola Guerra all'ISIS, diario dal fronte curdo, l'editore è Il Mulino, sono 200 pagine che si leggono però molto agevolmente, perché sono scritte in maniera mirabile, e l'autore è uno storico di professione, anche se la sua specializzazione non è esattamente questa, perché è uno storico di storia bizantina, Gastone Breccia, insegna all'Università di Pavia, che si è preso un po' di settimane a proprie spese nel 2015 e ha deciso di andare lì per capire e poi documentare con questo meraviglioso racconto, che nasce da appunti tutti presi con lapis a mano in queste 3 settimane, come la situazione nel Kurdistan e quindi a cavallo tra Turchia, Siria e Iraq, e per farci capire meglio la complessa geografia politica e militare locale. Abbiamo visto che insomma, bisogna distinguere il PKK dai democratici curdi in Turchia, dalla regione settentrionale dell'Iraq curdo, praticamente del tutto autonoma rispetto alla parte centrale e meridionale del paese. E a questo punto però la domanda è: ma i Peshmerga, quelli che hanno fatto il più dello scontro sul fronte curdo nei confronti dell'ISIS, i reparti maschili e femminili, in realtà a chi fanno davvero riferimento? E perché l'Occidente è proprio a loro che ha riservato i minori aiuti militari? Allora, intanto bisogna distinguere i Peshmerga dai guerriglieri dell'HPG, cioè dai guerriglieri del PKK. I Peshmerga sono soltanto i guerriglieri, chiamiamoli così, curdi dei due partiti del Kurdistan iracheno, del PUK e del PDK, e del Ministero dei Peshmerga, che è l'organo governativo che li coordina, e questi li stiamo aiutando in effetti. Noi italiani li stanno aiutando gli Stati Uniti, cioè l'Occidente li sta aiutando, li sta armando, li sta addestrando. Poi ci sono i guerriglieri del braccio armato del PKK, che sono impegnati sia in Iraq sia in Siria con altre sigle, ma in sostanza sono gli stessi, che invece non ricevono ufficialmente alcun aiuto dall'Occidente, perché sono considerati degli affiliati a un'organizzazione terroristica. Quindi sono da distinguere molto molto bene, altrimenti veramente non si capisce neanche sul campo che cosa succede. Ora, i Peshmerga nel Kurdistan iracheno, li ho visti addestrare dai nostri paracadutisti, sono coraggiosi, hanno una grossa tradizione di combattenti, dai nonni, dai bisnonni, combattono da secoli, ma sono un po' dei dilettanti, non dico allo sbaraglio, ma dei dilettanti della guerra, che hanno un addestramento spesso approssimativo. In effetti questi reparti di Peshmerga in alcuni casi nel 2014 hanno ceduto di fronte all'offensiva dell'ISIS. Al contrario, cosa che non mi aspettavo, i ragazzi del PKK, che io credevo fossero così molto motivati ideologicamente ma poi militarmente un po' scarsi, sono dei professionisti della guerra. Non mi sarei aspettato, ma lo posso testimoniare, sono molto ben addestrati, molto esperti nelle tattiche di guerriglia più avanzate, e dove operano loro hanno ottenuto sul campo dei successi notevoli. Ma le armi che lei descrive eccetera, come se le procurano quelli del PKK? Questa è una domanda che va oltre l'orizzonte della guerra contro l'ISIS, perché il PKK è sul campo ormai da decenni contro i turchi e con operazioni di guerriglia, quindi in vari territori, sia in Siria, sia in Iraq, sia in Turchia, sia in Iran addirittura. Il problema degli approvvigionamenti di armi è complesso, nel senso che contrabbando, nel senso che arrivano da chi ritiene di dover comunque sostenere la lotta dei curdi per destabilizzare la Turchia, quindi nemici della Turchia ce ne sono. Non sono canali ufficiali di rifornimento di armi, mentre i Peshmerga sì, loro ricevono ormai carichi di armi anche dall'Italia in maniera del tutto scoperta. Oh, il problema però è che considerare quelli del PKK come li considera la Turchia, cioè dei terroristi, è un obbligo per l'Occidente o invece una soluzione equilibrata dei problemi dell'intera area? Perché qui si tratta di una soluzione possibile per immaginare quel territorio risolto il problema militare dell'ISIS. Non dovremmo avere una strategia un pochino più aperta nei loro confronti?
realtà io ne sono convinto, anche perché se la stanno meritando sul campo un atteggiamento più aperto nei loro confronti. Però loro vogliono, loro hanno un'idea di Kurdistan a cavallo delle tre frontiere, questo è il problema. Non è del tutto esatto, non è del nel tutto senso che ce l'avevano questa idea sicuramente, ma negli ultimi contatti tra Öcalan in carcere e Erdogan intercorsi tra 2012 e 2014, quindi subito, anzi 2015, subito prima dell'interruzione della tregua, ormai la posizione del PKK era per un'autonomia del Kurdistan turco all'interno dei confini turchi, cioè non rivendicavano più un grande Kurdistan, un stato sovrano che incorporasse le regioni di quattro stati diversi. Come c'è l'autonomia in Iraq, come si sta effettivamente costituendo un'autonomia curda in Siria, nel Rojava, e così si pensava si potesse arrivare a un'autonomia del Kurdistan turco. Io temo che con Erdogan sia del tutto impossibile, perché Erdogan è alle prese con una stretta autoritaria per ricordare all'Europa, all'Occidente e alla Russia, che non è solo la Russia la potenza sul campo con cui trattare, però naturalmente sono d'accordissimo. Allora, il problema però è un altro per l'Italia. Lei è stato lì in contatto e descrive nel suo libro cosa fanno i militari italiani nostri con la parte di guerriglieri che abbiamo distinto da quella che non stiamo aiutando. Rafforzamento di cui si parla da mesi, della presenza italiana di Mosul e così via da quelle parti, comporta se rischi quali? Allora, io non credo che comporterà grossi rischi, perché sono stato esattamente nelle zone della diga di Mosul, dove si schiereranno i nostri uomini, e il fronte è assolutamente consolidato, cioè un terrapieno protetto da una trincea anticarro, protetto da casamatte, protetto in top cover, come si dice, no? In protezione verticale dagli aerei della coalizione, quindi non c'è nessuna possibilità, parlo proprio dal punto di vista militare in senso stretto, che l'ISIS riesca a superare questa frontiera fortificata. I nostri uomini si schiereranno alle spalle di questa frontiera per proteggere, diciamo così, per garantire la sicurezza del cantiere. Ora, dico, non c'è nessuna possibilità che l'ISIS superi questo confine con un'offensiva militare su vasta scala. È chiaro che il singolo gruppetto, ecco, attentati eccetera sono possibili. Questo è possibile, e quindi ci vuole un tipo di difesa che minimizzi una possibilità che pur esiste. Esatto. Quando lei è andato, era in corso l'inizio di della spallata che poi i giornali italiani e internazionali sintetizzano con la percentuale di territorio persa dall'ISIS, ma sul campo che impressione aveva? Soprattutto lei descrive a lungo come le diverse parti dei curdi combattenti descrivono quelli del Daesh. Dunque, sul campo l'impressione che si aveva nel settembre, io purtroppo sono stato in Kurdistan e in Siria subito prima che cominciasse la grande controffensiva di Damasco aiutata dai russi, che ha cambiato un po', no, la situazione sul terreno, era di una guerra sospesa. Anche dove si combatteva, Sinjar si combatteva, ma si combatteva una guerra di posizione che non aveva in quel momento, non si percepiva la possibilità di un'evoluzione in quel momento. Infatti quello che ha cambiato è stato l'intervento russo. Sì, che è avvenuto poco dopo. Io l'ultimo giorno ero con una troupe russa della televisione russa, e molto simpatici, molto in inglese, per fortuna mi hanno spiegato: guarda che siamo qui in questo momento già in sei troupe diverse in giro per la Siria, perché qualcosa deve avvenire. Sì, perché ormai siamo sicuri che qualcosa capiterà a breve. Infatti 2 settimane dopo è cominciata l'offensiva russa, e bisogna dire che l'offensiva russa, io sono un critico del sistema di Putin, però Putin ha dato una lezione all'intero occidente mettendo gli stivali, soprattutto gli aerei sul campo, e ha cambiato le coordinate del problema. Su queste coordinate ovviamente bisogna aspettare chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti, la sua strategia. L'Europa, facciamo finta di credere che ne abbia una, non mi pare. Vedremo. Io però devo dirvi, cari ascoltatori, che nel ringraziare ancora una volta il professor Gastone Breccia per il suo libro Guerra all'ISIS, diario del fronte curdo, ecco, quelli ci credono davvero ancora al fatto che devono pagare un prezzo per un'idea di libertà di un proprio paese. E devo dire, a me le diverse parti del mondo curdo mi sono sempre state molto 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 a cuore. Grazie al professor Gastone Breccia, buon 25 aprile a tutti.